Vedi due cigni africani riprodursi in continuazione e vorresti provare a farli nascere e crescere nel migliore dei modi. Ma come fare? Se sei interessato all'argomento, rimani con me perché questo video è proprio ciò che vorrei farti vedere. Magari la tua abitudine è quella di lasciar fare alla natura, quindi far nascere i piccolini in vasca e aspettare di vedere se magari qualcuno riesce a salvarsi. È una decisione saggia perché se non sai a chi darli è inutile salvarli per farli crescere e poi magari non sai dove metterli. Però se volessi levarti una volta la soddisfazione di fare questa esperienza, di farli nascere e crescere nel miglior modo possibile, sto per farti vedere come faccio io. Quindi rimani incollato al video perché stai per vedere un fantasmagorico montaggio di quelli miei alla Spielberg e ti aspetta alla fine dell'immagine per salutarti e per dirti una cosa molto molto importante che potrebbe esserti utile. La fortuna è stata dalla mia parte doppiamente perché per la prima volta finalmente il maschietto qua di Don Trofeo si è messo incinta alla femminuccia ed proprio allo scadere quasi delle 3 settimane la piccolina è entrata fortunatamente all'interno della trappola e adesso la vado a prendere. Allora proverò con una mano a riprendere, con l'altra a prendere la piccolina in modo molto delicato. Ecco, vedi, lei si sta agitando, giustamente, poverina. Però ecco, guarda, eccola qua. È qui dentro, la portiamo. Adesso l'altra vasca purtroppo l'ho spenta perché stanno dormendo. Però è una situazione di emergenza. Quindi adesso, eccola qua, la mettiamo qui. Vedi come è piccolina, però è la prima volta che rimane incinta, quindi vediamo se... si terrà la covata. Qui c'è la sua vaschetta che l'aspetta, praticamente sono 80 litri, chiama la vaschetta. Eccola qua, guardate quanto è bella lei, le luci non sono le migliori. Il tempo che lei si mi sono lavato, il tempo che adesso lei si un po' si abitua ai nuovi valori in acqua e alla nuova temperatura, che comunque più o meno è la stessa. Adesso la nostra piccola Iota Trofeus è pronta per andare nello spazio che merita. Questa parte del video è stata fatta il giorno dopo e la piccolina ha già recuperato il colore, ovviamente era molto stressata e ha preso confidenza. Anche le luci, i LED che utilizzo, aiutano molto sia a rilassarla che ad esaltarne i colori. Se anche tu vuoi far nascere gli avannotti separando la mamma dalla vasca madre, ti consiglio di non metterla nella nursery, ma di dargli la possibilità di partorire una vasca adeguata. Adesso non ti dico una vasca così grande, comunque almeno una vaschetta di 30 litri. Come puoi vedere, questi qua sono gli avannotti che sono nati in una vaschetta piccolina e poi mano a mano sono passati da una vasca all'altra in base alle dimensioni e alla crescita. Inoltre, lasciando la mamma un paio di giorni dopo il parto insieme ai piccolini, avrà modo di formarli, quindi è molto importante. Qui abbiamo una cinotilapia che anche lei è in stato interessante. Ci vorranno ancora una decina di giorni prima che possa partorire, però l'ho voluta separare prima in quanto il maschio gli dava fastidio, lei era un po' indebolita e quindi gli lasciamo lo spazio adatto e non la stressiamo. Mentre la Iota Trofeus è passata in questa vaschetta più piccolina, una vaschetta galleggiante con un piccolo circolo d'acqua, in modo tale che proprio a breve partorirà e sarà possibile avere tutto sotto controllo, in modo da fornire sin dai primi istanti della loro vita tutte le attenzioni che meritano. E saluto la cinotilapia e vengo a salutarti nel video. Quindi è un'esperienza bellissima, piena di emozioni. Il mio consiglio è quello di avventurarti se hai il posto dove mettere poi i pesci che cresceranno, e se vuoi farlo, fallo con tutte le cure che questi ragazzacci si meritano. Ora, la cosa importante che ti avevo promesso, che ti avrei detto: se tu non hai la possibilità di utilizzare altre vasche e vuoi farli nascere in una nursery, fai molta attenzione, perché oltre a far sacrificata la femmina, uno spazio molto angusto, i piccoli avannotti molto ma molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, verranno risucchiati dalla forza sifonatrice di questi ragazzacci qua. Quindi ti troverai ad osservare tanti piccoli avannotti appena nati all'interno della nursery.
e magari il giorno dopo vederne la metà e per la metà della metà fino a che ne rimangono due o tre. Allora, se proprio vuoi utilizzare una newsery, crei un intercapedine intorno, o ancora meglio, puoi costruirti una vaschetta galleggiante, quella che hai visto nel video, e magari in un altro video ti spiegherò come costruirla. Bene, per questo video è tutto, ti ringrazio per aver avuto la pazienza di avermi seguito anche questa volta. Se non l'hai fatto, scarica la checklist in 9 punti contro le alghe infestanti e non avrai più problemi. Iscriviti al canale, pigia nella campanellina, insomma rimaniamo in contatto e noi ci vediamo alla prossima. Io mi metto qui la mia armatura perché oggi sono di cambio acqua. Alla prossima, grazie e buona passione.